Hello everyone, I'm Mark. Sono di Toronto, Canada e insegno inglese dal 1996. In questa lezione parleremo dei verbi del presente semplice, simple present, della terza persona singolare. In passata lezione vi ho detto che in inglese vi sono dei suoni forti e dei suoni deboli. Come sempre abbiamo Giuseppe che ci darà una mano con la pronuncia. Hello Giuseppe, how are you today? Good morning, professor! Iniziamo con il primo verbo, Giuseppe. Come si pronuncia questo verbo? Ma iniziamo così facile! Questa è works! Quindi qui abbiamo un verbo che finisce con un suono forte. Che. Quindi si pronuncia una S. Works. Works. Quindi, Giuseppe, il prossimo verbo? Cats. Quindi il verbo finisce con una T, un suono forte, e quindi si pronuncia una S. Cats. Cats. Giuseppe, il prossimo verbo è? Sings. La G è un suono dolce, quindi la S si pronuncia come una Z. Sings. Sings. Giuseppe, questo verbo lo dovresti sapere. Is. Quindi la vocale è sempre dolce e quindi si pronuncia con una Z. Is. Is. E quindi, Giuseppe, questo verbo? Sees. Sempre con una Z perché il verbo finisce con vocale. Sees. Sees. Poi vi sono verbi che finiscono con doppie consonanti o tre consonanti. Come questo, Giuseppe? Questa la so. Watches. In questo caso, la vocale viene pronunciata e la S diventa una Z. Watches. Watches. Allora, questo verbo, Giuseppe? Questo è facile. Dances. Ancora, il verbo finisce con una E e quindi la S diventa una Z. Dances. Dances. Non è andata così male oggi però, eh? Grazie mille di avermi guardato. Seguitemi sul mio canale. Alla prossima. Have a nice day. Bye bye.